Mese Tre Podi, siamo addirittura d'arrivo con lo spoglio della Camera dei Deputati, insomma pare che sia lei la nuova rappresentante al Parlamento italiano, la Valle d'Aosta. Sì, allora questo dimostra sicuramente la voglia di cambiamento anche da parte dei cittadini valdostani, essere rappresentati da una grande forza politica, dalla prima forza politica del paese. Sicuramente noi, come ho già ricordato più volte, non abbiamo utilizzato soldi pubblici, quindi la nostra campagna è stata fatta solo sulle donazioni dei cittadini, una campagna molto irrisoria alla fine, se vogliamo dire così. Quindi ringrazio tutti gli attivisti che a livello territoriale si sono dati un grande affare per portare a conoscenza dei valdostani il nostro programma. Se lo aspettava quando, insomma, sinceramente no, sinceramente no, e questo potrebbe cambiare le regole del gioco alle prossime elezioni regionali. E in che momento questa sera avete capito che si poteva fare, che insomma i dati nazionali forse? Ma sinceramente, cioè, sì, anche quello, però dei primi risultati del Senato abbiamo capito che eravamo lì con la grande coalizione Union Valdôtaine, UVP, quindi chi siede in maggioranza in questo momento. Andrete a Roma insieme, insomma, probabilmente del Berlagnès, insomma, una strana coppia, come vi relazionerete? Eh sì, allora, adesso io non lo so sinceramente, se devo essere sincera, però come ho già detto, se comunque sono la rappresentante anche dei cittadini valdostani e quindi ci sarà sicuramente un confronto, quello sicuro. Rappresenterò il Movimento 5 Stelle e i cittadini valdostani. Va bene, grazie.